Bella ragazzi, qui è Nexus e questo è un nuovo commentary su Dead Space 3. Dunque, nello scorso episodio abbiamo raccolto le tre componenti per fare la pistola, il cacchio, eh? E adesso dobbiamo cercare un terminale per costruirla, quindi andiamo subito. Solo, se tanto mi dà tanto, mo mi farà sostituire l'arma con qualcos'altro. Cioè con una di queste due, una delle due dovrò posarla. Ok. Ah, ma questo qua non è quello lì che avevamo ucciso, fa capire. Era scappato. Cavacca. Merda. Tira fuori sti tentacoli, su. Lo prende. Aia. Sono andato a chiudere. E basta che acquistare, gente. Preso. Preso. Aia. Ho detto aia, basta. Mi ha leggermente schiacciato, ma solo poco. Proviamo questa. Via, via, via. Merda. Oh, non riesco. Ah no, l'ho preso. Via. No, sto coso. Merda. Scappa. Via, via, via. Mi scordo di rotolare. Merda, ce l'ha con noi sto tipo. Dai, che minchia, mi fai sprecare una miriade di tipo. Spara sto stasi. Merda. Via, via, via. Dai, su. Tira questi cosi. Poi un altro. Morto? Non è ancora morto? Ma questo quanto cazzo di vita c'ha sto tipo? Basta. Lui scappa di nuovo. Non c'è una cura.
Ma scatole tutte le creche. Questo pianeta non ci ammazza prima. Lo troveremo. Così è tutto. Prendere quanti colpi? Ma perché? Merda. Proprio come pensavo. Qualcuno ha lasciato dei razzi. Bruciano ancora. Oddio. Non sarà che Danik e i suoi uomini. Vado a controllo. Ma anche no, direi. Quella è una missione opzionale. Non ce lo voglio. Ah, ma è di nuovo questa stanza. Ah, beh, sì, dai, dobbiamo tornare indietro. Non mi pare che ce l'avevamo. Merda. Cos'è? Non so cosa ho preso, ma... un medico. Che cazzo è? Ok. Adesso appena arriviamo al terminale facciamo un paio di barre perché... che sono piuttosto utili. Ah, questo qua è il punto... merda, non c'erano sti stronzi. Scusa, è giù. Merda, ragnetto. Non c'è ragnetto. È morto, mica, è mezzo staccato. Oh cazzo, chi ha lanciato la granata? Che cazzo è qualcosa? In teoria questo è segnale di granata, però. Ah, ecco. Non si spiegano molte cose. Dai, su. Dobbiamo costruire sta arma di merda. Di là. Vediamo se si può utilizzare... minchia. Ha già le impronte di prima. Giusto. Se si può utilizzare magari come arma... cioè secondaria, metterla sotto a una delle nostre armi, preferirei. Ne ho abbastanza. Dai, inizia a tenere. Ce ne andiamo. Se davvero ci tieni a essere, fallo per me. Per caso prima eri distratto. Noi siamo l'unica speranza di salvezza per la nostra razza. Non c'è speranza, Isaac. Il massimo che possiamo fare è sopravvivere e lasciare questo pianeta. Lui sì che è ottimista. Beh, che se dovremmo mai andare contro sti bestioni, non è che poi gli posso darci tutto torto. Di là. Ma qui dovrebbe esserci un terminale, se non sbaglio. Sì. Un robottino che torna. Pistola sonda. Apriamo. Ma vedi, me l'ha messa al posto del... ah, devo scegliere dove metterla. No. Che ci si può fare? Vediamo. Dunque. Non può essere modificato. Perfetto. Potenziamola con cadenza di fuoco. Minchia, ricarica però. E vabbò. Per essere un equipaggiamento scientifico. Aspetta, no, prima voglio. Che ci faccio? Fare munizioni, se è una roba qua. Dobbiamo aprire il ventre dell'esemplare. Beh, questo okay. Spiegherebbe il caso. Oh, bene. Vediamo come sta arma. Boh. Vediamo un po' come funziona. Oh, che cazzo è?
chiamato Zomitra. Ah, con un colpo spara tanti proiettili. Dai, questi scarafaggini. Via. E bada, è starma. Non male. Non... Qui gli sparo con robot. Non male. Cioè, spara proprio questi cosi elettrici. Dai. Dall'ascensore. Però non mi è piaciuta la cosa che hanno detto. Cosa vuol dire che devo entrare dentro quel coso? Prendilo, prendilo. Maledizione, non lo prende. Vabbè. Minchia, l'ho imparato giusto giusto. No, sti cosi che sputano acido, no, merda. Questa fa male. Sembrava di averlo di fianco. Aspetta che devo ricaricare, aspetta che devo ricaricare. Culo. Non la prende. Guarda che vomitano, fanno male. Vediamo se è un medikit piccolo. Perfetto. Di là. Prima che cambi idea. Quindi, che cosa deve succedere qui? Ci sono dei fucili a fiocine sui lati del passaggio superiore. Devono averli usati per aprire lo stop. Fantastico. Io vado. Bello. Devo entrare dentro un mostro gigante. Molto, molto bello. Vabbè dai, io direi che la facciamo la prossima volta sta missione. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.